Non verrà presentata nessuna mozione di sfiducia contro il sindaco di Bolzano Luigi Spagnolli e la sua giunta. Ieri sera le opposizioni si sono incontrate per discutere il da farsi ed invece al termine della riunione si è arrivati ad un nulla di fatto. Sul tavolo due documenti, quello messo appunto dai consiglieri del Movimento 5 Stelle e quello della Lega Nord. Su nessuno dei due testi però sono riusciti ad arrivare ad un accordo e siccome la mozione deve essere accompagnata da 12 firme è saltato tutto. Per il capogruppo di Forza Italia Enrico Lillo alla fine è stato meglio così. In questo momento presentare una mozione di sfiducia sarebbe stato controproducente. Ricompatterebbe l'arco dei partiti che appoggiano il sindaco Spagnolli e quindi l'effetto sarebbe l'esatto contrario. Tra l'altro, se la legge elettorale che governa le elezioni di questa città non sarà cambiata, qualora questa mozione dovesse passare, a maggio del prossimo anno noi ci troveremmo nelle stesse identiche condizioni, se non addirittura peggiori rispetto a quelle attuali. Città ingovernabile, impossibile fare investimenti, impossibile fare dei programmi. Quindi un grave danno per i cittadini e quindi noi questo lo vogliamo assolutamente evitare in modo assolutamente responsabile. E di conseguenza abbiamo agito in questo modo. Alberto Sigismondi di Fratelli d'Italia capisce ci sia la voglia di sfiduciare la giunta Spagnolli, ma eventualmente bisognava farlo prima. Il sindaco sul web intanto ha scritto: mentre ci sono consiglieri che annunciano mozioni, qui non si parla, si lavora. Guido Margheri di Sella, attraverso una lettera aperta, ha invitato il primo cittadino ad una verifica seria anche attraverso incontri bilaterali per capire e valutare se una vera maggioranza c'è o meno, altrimenti l'unica soluzione è quella di ridare la parola agli elettori. Il segretario del PD, Liliana Di Fede, però affonda: la mozione annunciata dalla Lega ed ora saltata non è il problema. Il vero problema è capire se esiste concretamente la possibilità di offrire ai cittadini un governo stabile, credibile e di ampio respiro, che sia politicamente coerente e programmaticamente efficace.